Buongiorno Omar di Monopoli. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, E buongiorno. bentornato qui nel posto delle parole dopo che abbiamo raccontato sempre per Adelphi nella perfida terra di Dio. E adesso uomini e cani per Omar di Monopoli, che è nato a Bologna, leggo nel risvolto di copertina, è apparso da Adelphi 2 anni fa il libro che dicevamo poco fa, nella perfida terra di Dio. Uomini e cani è il titolo di questo romanzo che stiamo per attraversare, seppure nella brevità di questa conversazione. Vogliamo però, Omar di Monopoli, soffermarci sull'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina già ci fa respirare proprio questa storia che si sviluppa per circa 180 pagine. Sì, beh, è un'immagine di Shanna e rappresenta quella realtà diruta che è spesso al centro dei miei romanzi, del mio universo letterario, ed è il tentativo di rappresentare una visione che è quella della mia regione, una visione diversa, una prospettiva diversa da quella che in questo decennio, ventennio, la Puglia ha saputo vendere di sé, una regione in qualche modo bonificata di alcune storture che da sempre caratterizzano il meridione e che io nei miei romanzi, attraverso la griglia del noir, attraverso la griglia del gotico mediterraneo, in qualche maniera torno a rivelare, insomma, per cui il mio è un sud polveroso, crudele, cruento, e direi che quell'immagine in copertina lo rappresenta perfettamente. Ed è un'immagine molto bella, come era anche molto bella l'immagine di copertina del libro precedente, sempre ricordiamo, edito da Adelphi. Omar di Monopoli insieme con noi per raccontarci per l'appunto questo suo nuovo romanzo, un romanzo complesso perché le umanità che si presentano, che vengono avanti, sono delle umanità da conoscere, perché poi entriamo proprio in quello che possiamo definire l'acquaio dell'anima, scendiamo nell'acquaio dell'anima. E lo diceva poco fa Omar di Monopoli, la storia del Sud in questo luogo immaginario, ecco. Sarà anche un luogo immaginario, ma tra le righe, senza avere la pretesa di leggere un romanzo da un punto di vista sociologico, no? Il romanzo narra una vicenda, però anche uno sguardo su quello che è il mondo intorno, perché l'anguore forse esiste. Beh, sicuramente, io è più di un decennio che sto mettendo, come dire, appunto a registro questa mia visione, e lo faccio anche attraverso l'invenzione di una toponomastica fittizia che però corrisponde poi a una geografia reale, per cui l'anguore è la commistione di una serie di piccoli paeselli che sono poi i luoghi in cui vivo e sono cresciuto, perché nonostante la nascita bolognese, io sono pugliese di sangue e vivo nel Salento meno noto da sempre, e provo attraverso appunto la creazione, la manipolazione di geografie fittizie, cerco però di rappresentare poi un sud reale, realistico, insomma, e che poi è quello che fa da sempre la scrittura di genere, insomma, attraverso la manipolazione della realtà, anche un po' cialtronesca, perché io utilizzo, come dire, la definizione di personaggi e di fatti qualche volta in maniera anche in chiave esagerata, però attraverso questa chiave il tentativo è di, ora mi si perdonerà l'ambizione, ma di rappresentare l'universalità. Rappresentare l'universalità, e adesso mi scuso se parlo, Omar di Monopoli, di una cosa personale, di una cosa privata, però mi ha toccato in una maniera anche molto bella. Alcuni giorni fa, diversi giorni fa, stavo mettendo a posto dei libri in casa e il libro, c'era una pila di libri, vecchi, nuovi, come sempre succede, e Omar di Monopoli col suo libro Uomini e Cani era insieme con altri e a un certo punto mio figlio mi dice: ma che strano, due libri vicino, ma sembra una casualità, ma che cosa ne dici? Ed a me è piaciuta molto questa domanda, perché vicino a Uomini e Cani
c'era il libro di John Steinbeck, Furore. Allora, troppa grazia. Ecco, troppa grazia forse, però mi è piaciuto molto questa cosa, no, che mi veniva rilevata, no? Questo romanzo Furore è veramente un romanzo che ha la vita fuori in maniera molto bella, e qui c'è anche una vita fuori, no? Mi si faceva notare il furore e languore, per esempio. Poi abbiamo continuato in questa cosa, poi ci siamo fermati, perché c'è sempre ovviamente uno stop a tutto, però è stata molto bella questa casualità, Omar, di Monopoli. Beh, in realtà l'assonanza anche semplicemente nel titolo, sì. È chiaro che uomini e cani richiama uomini e topi, insomma, anche se richiama poi anche uomini e noni vittorini, insomma, certo, la dicotomia, certo. In copertina vuole essere comunque rappresentativa di qualcosa, e parte di questo qualcosa è naturalmente lasciata al lettore, però va anche detto che la letteratura nordamericana, e in particolare quella che si è occupata degli ultimi, come faceva il grande Steinbeck, ma anche Faulkner, Flannery O'Connor, diciamo, quella letteratura lì è stata ed è formativa per me, per cui io guardo, paradossalmente ho scoperto il mio sud, per dire, attraverso il sud di William Faulkner. Cioè, io sono dovuto andare sul Mississippi, idealmente, per trovare poi invece la mia Puglia e riscoprire le mie radici. Questo a dire la grandezza dell'arte e della letteratura, che fa sì che tutti i sud si somiglino, no? Per cui nelle storie di meticciato di William Faulkner io ho finito per trovare e scovare le facce dei miei conterranei, e attraverso la lente di Steinbeck, per dire, io sono riuscito a trovare la chiave di lettura per cercare di decodificare il mio sud, ed è quello che faccio da un bel po' di libri a questa parte, insomma. Possiamo, anche se non amiamo molto le etichette dei libri, i libri sono libri, punto e basta, è vissuta quasi come un thriller questa storia, no? Perché è vero, c'è la disperazione, sparatorie, violenze, è un libro dove il senso della vita è sempre appeso ad un filo, e c'è una vita sempre molto grama, molto feroce. Sì, ma non c'è dubbio, io lo dicevo prima, mi ritengo fieramente uno scrittore di genere, per cui io ricorro tranquillamente alla griglia e allo stilema del thriller, del noir, per cui sono storie ritmate, piene di cose che succedono, e attraverso di quelle, utilizzando come sfondo, come teatro, il mio sud, poi si finisce quasi gioco forza per fare una sorta di scandaglio anche sociale, perché è chiaro che se ambienti una storia di pistolettate nello sfondo, per dire, di un scenario devastato come quello che vive che si crea ai confini del più grande impianto siderurgico come quello dell'Ilva, che io utilizzo spesso come sfondo delle mie storie, oppure all'interno dei viottoli di piccoli paesi dimenticati in cui regna la saga corona unita, è evidente che si finisce anche a gioco forza per fornire al lettore uno spaccato di una realtà problematica. Una realtà problematica che viene vissuta attraverso la funzione del romanzo, in quanto finzione, rappresenta sicuramente la realtà. Questo romanzo, edito da Adelphi, ma una storia lunga questo romanzo, Mar di Monopoli. Era il mio romanzo d'esordio. Con questo romanzo 10 anni fa, per l'editore ISBN, tra l'altro, che aveva delle copertine molto belle, tra l'altro ricordo la copertina tutte bianche, però quella copertina tutte bianche, nel caso del romanzo di Omar di Monopoli, avevano delle macchie rosse. Sì, era sporcata di sangue, quello fittizio, naturalmente. Certo. Sì, questa è una riedizione, ci ho rimesso mano anche in maniera corposa insieme agli editor di Adelphi, perché è stata quasi una sfida, insomma, rimettere mano a una storia che, sai, il romanzo d'esordio per un autore è sempre uno strano tesoro intoccabile, qualcosa che non si vorrebbe mai rivedere, ma che al tempo stesso avere una squadra e una casa editrice prestigiosa come Adelphi alle spalle mi ha dato modo di trovare la forza per migliorare questa storia, renderla più consona anche alla mia maturità e di scrittore, e mi auguro di essere umano, perché intanto sono passati un po' di anni, e per cui paradossalmente Uomini e Cani è diventata una storia nuova.
C'è il libro a portata di mano a Mar di Monopoli? Sì, Oh, certo. bene. Quando si vive in un cimitero non si può piangere su tutti. Questa è una citazione che Omar di Monopoli ha messo in esergo di Alexander Solzhenitsyn già dall'arcipelago Gulag, e qui da piangere ce ne sarebbe parecchio. Come comincia questo romanzo? Sì, se vuoi leggo un pezzo di Certo. incipit. Una tromba nera di fumo sozzo e filaccioso saliva da un ammasso di vecchi pneumatici in fiamme. Ovunque c'erano mucchi di letame, spazzatura e carcasse di elettrodomestici. Il fetore era insopportabile. I due pitbull pezzati di Pietro Lusorgi comparvero in silenzio da dietro un troncone d'autocarro arrugginito e gli si disposero attorno raspandone la polvere, pronti a sferrare l'attacco. Nico sentì accanto a sé Lupone, il suo enorme pastore tedesco, sollevare maestoso il capo e prepararsi alla lotta. Poi, dalla baracca rivestita di lamiere d'amianto, Pietro strillò agli animali di farsi da parte. «Non vi è aria stamattina, sbirro? Vabbanna a casa!» gracchiò il vecchio eremita, affacciandosi a guardarlo con l'espressione di un'unghia incarnita. «Lo sai meglio di me che ti tocca!» gli rispose compassato Nico, sfilandosi una sigaretta dal taschino della camicia e portandosela alle labbra. Lupone, improvvisamente sedato, si afflosciò ai suoi piedi e proruppe in un rumoroso peto. I due pitbull continuarono a scrutarli senza perdere un solo movimento. Scostando una tenda unta e piena di rattoppi, Pietro Lusorgi uscì allo scoperto e imboccò a piedi nudi il sentiero dirupato. Con indosso solo un paio di calzoni logori e una maglia sdrucita, si avvicinò a grandi passi sacramentando le più oscene bestemmie. Aveva le braccia nere, piene di lividi e fango incrostato, le mascelle abbrunate di barba ispida in perenne contrazioni, quasi stesse masticando qualcosa, ma non stava masticando un bel niente. Pietro Lusorgi è folle, è veramente una figura che quello che ha compiuto un massacro, e questo libro si apre raccontando le cose che ci ha appena letto Omar di Monopoli, vicino alle baracche, lamiere d'amianto. Siamo, per così Sì, una dire, quasi figura. una discarica, o più che una discarica umana quasi. Sì, ma infatti Pietro Lusorgi diventa, che è questa figura di un eremita che si ribella alle forze dello Stato che arrivano a cacciarlo dalla sua baracca abusiva, diventa paradossalmente una figura con cui si finisce per empatizzare, per quanto sia una specie di piccolo mostro, perché rappresenta al tempo stesso anche la tradizione e l'amore viscerale per la propria terra, per le proprie radici. Per cui è sì un assassino, ma è al tempo stesso una sorta di radici, di totem del passato che si difende. E io direi che al tempo stesso rappresenta anche la contraddizione del sud che io cerco di descrivere, cioè l'idea di dover conservare qualcosa, il proprio passato, le proprie radici, quello che si è, e però doversi necessariamente aprire a un futuro, che qui si manifesta attraverso le ruspe, per cui questo apre a una serie di riflessioni magari sulla problematicità di cosa significa progresso. Però ecco, poi alla fine la letteratura deve essere in grado di generare domande. Io credo che un personaggio come Pietro Lusorgi alla fine ne ponga parecchie. Dicite a quel porco del sindaco che io di qua non me ne vado. Esatto, è esattamente la frase che rappresenta bene questa condizione problematica. La condizione problematica, anche la condizione del male, perché questo romanzo, Uomini e cani, il male lo attraversa Omar di Monopoli, è parecchio. Sì, sono lieto che tu lo rilevi in questa maniera perché sì, poi una riflessione sul male è poi per certi versi la traccia portante di tutto il mio lavoro, insomma, ribadisco attraverso anche una chiave qualche volta espressionista, esagerata, cioè anche qualche volta caricaturale. Io vengo dal fumetto, per cui sono abituato a calcare i neri e i bianchi, per cui le figure che popolano i miei romanzi sono spesso grossolane, sono esagerate, però se vogliamo è la stessa dinamica dei film di Sergio Leone, dei fratelli Coen, oppure dei romanzi di McCarthy, cioè il tentativo di far vedere attraverso appunto uno stile espressionista dove sta il bianco e dove sta il nero. Nel giro di una settimana, dal lunedì al sabato, c'è un filo rosso comune.
che attraversa tutti questi giorni, oltre al male che abbiamo già detto. Il filo rosso è il filo del sangue, perché qui il sangue è un elemento importante in questa terra martoriata, perché il racconto che ci fa Omar di Monopoli è proprio di questa terra martoriata, dove il potere è veramente, fa rima, va a braccetto con la parola abuso. Sì, non c'è dubbio. Ripeto, cerco di focalizzare una terra che per certi versi è stata raccontata finora in una maniera forse un po' edulcorata, nel senso che, ribadisco, la Puglia passa per essere quella stupenda terra di turismo, magia, di cultura e gastronomia, però continuano a esserci delle zone d'ombra che sono ancora piene di contraddizioni e in cui regna una sorta di caos, no? Per cui qui si assiste alla persistenza di alcuni lacerti della piccola criminalità, della criminalità organizzata che diventa piccola criminalità di clan, e per cui questa assonanza con il western, per esempio, la rivendico parecchio. È una terra di frontiera. E anche una terra, per riprendere il titolo del precedente romanzo, nella perfida terra di Dio. Là c'era, se ricordo bene, questo vecchio pescatore, no? Che era visionario, profeta. Qui invece che diventava un santone. È un certo. Santone, ecco. E qui invece di profeta c'è nessuno. C'è veramente una discesa sempre più veloce nell'acquaio dell'animo, dove il male, e forse, ecco, forse l'essere profeta è l'essere quello di Lusorgi che dice. Che dice quello che vuole essere, quello che vuole fare e che spara quando vuole, perché lui è il potere, lui è l'autorità, è lui che in una certa forma è profeta perché detiene l'arma. Sì, poi ognuno dei personaggi, è una storia corale, per cui assieme a Pietro Lusorgi ci sono una serie di figure apicali che finiscono poi per una sorta finiscono per fare un redderazione finale in cui nessuno è realmente innocente e il sangue ingrassa la terra, questo è. Però io coltivando per l'appunto una visione noir e attenendomi agli stilemi di quel genere, descrivo una realtà senza redenzione. Alla fine sono tutti degli sconfitti che perdono qualcosa, però mi piace anche dire che nelle presentazioni che io faccio da anni in giro per tutta l'Italia, mi accorgo che poi la speranza di questo, come dire, la speranza per il futuro viene proprio dai lettori per esempio meridionali, che leggendo queste storie mi dicono: è bellissimo, ma noi non pensiamo che sia tutto così cupo. E questo secondo me è importante, perché il rapporto fra scrittore e lettore è una sorta di patto in cui c'è uno scambio, e da parte del lettore che non ci sia semplicemente la passiva ricezione di una storia, ma invece ci si inalberi non riconoscendosi in una realtà nera e cupa, per me è fonte di grande gratificazione, insomma. Omar Di Monopoli, prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ma io sono al lavoro sul nuovo romanzo, che auspicabilmente dovrebbe essere finito entro l'estate, e quando io scrivo mi dedico parecchio a letture che possano sollecitarmi, che possano aiutarmi nel darmi l'ispirazione, per cui sto leggendo molto molto i grandi scrittori del Meridione: Gesualdo Bufalino, Consolo, Stefano D'Arrigo, quindi sono in Meridione, leggo parecchio gli scrittori del Sud in questo momento. Uomini e cani, Omar Di Monopoli, scrittore del Sud, anche se nato a Bologna. E in che modo, l'abbiamo accennato poco fa, oggi raccontare il Sud? Lo leggiamo per esempio oggi sui giornali, no? Che il Sud ancora una volta è stato travisato. Ecco, ancora una volta. Perché, secondo Omar Di Monopoli,
questo sud non si riesce a leggere, non si riesce a comprendere, non si riesce a condividere. Continuo a pensare che buona parte della colpa sia anche nostra, nel senso che noi meridionali abbiamo una certa difficoltà a leggerci, a decodificarci per quello che siamo realmente. Siamo orgogliosi, siamo, come dire, abbiamo un passato da difendere alle spalle, ma al tempo stesso siamo anche abituati, forse per cultura, a piangerci un po' addosso e ad aspettare che qualcuno venga a porgerci la mano per sollevarci, ma ho idea che quell'orgoglio, che spesso diventa semplicemente permalosità, dovrebbe trasformarsi in volontà di tirarsi sulle proprie gambe. Ecco, uno scatto di re, mi auguro per me e per tutti i miei conterranei uno scatto di reni. Ecco. E quanto conta in tutto questo la letteratura? Faccio questa domanda a seguito anche di quell'intervento di un altro scrittore baricco, no? A proposito degli intellettuali, a proposito degli scrittori. Quanto lo scrittore può fare oggi per aiutarci a capire questo mondo? Ma sicuramente fornisce delle chiavi d'accesso come lo fa qualsiasi artista, cioè l'importanza dell'arte poi è quella di farsi carico dello strappo, farsi carico dello sbrego rispetto alla realtà e mostrarlo per quello che è, senza infingimenti. Ecco, io per esempio faccio spesso, porto sempre avanti l'esempio delle brochure turistiche, che in Puglia sono, come dire, sono il sintomo di un travisamento della realtà, perché le brochure turistiche fanno vedere quanto è stupenda questa terra e lo è sul serio. Però io consiglio sempre di portare a fianco alla brochure uno dei tanti libri dei nostri autori, degli autori pugliesi, meridionali, in grado di mostrare anche la parte che si nasconde sotto il tappeto, per l'appunto la crudezza e l'abusivismo, lo stupro perpetrato ai danni dell'ambiente, per esempio. Cioè, è importante mostrare anche le zone in ombra, proprio perché uno sguardo adulto nei confronti del Sud, prevede che ci si faccia carico anche del male. Grazie, grazie davvero del tempo dedicato qui al Posto delle Grazie a voi. Parole per Omar Di Bonopoli e il suo romanzo Lezioni ad Elfi, Uomini e Cani. Buona giornata, Omar. Buona giornata a tutti.